Benvenuti a tutti. Oggi voglio parlarvi dell'effetto Pigmalione, conosciuto anche come effetto Rosenthal. Voglio trattare questa argomentazione per lasciare intendere quanto sia potente la nostra mente e quanto può essere influenzata dai fattori esterni. Vediamo di cosa stiamo parlando. L'effetto Pigmalione deriva dalla cosiddetta profezia che si autorealizza. Partiamo da un esempio pratico. Se durante il periodo scolastico un insegnante non crede fermamente nelle capacità di un bambino, pensando ad esempio che sia meno dotato degli altri, inconsciamente verrà trattato in modo diverso dagli altri. Questo chiaramente influenzerà in modo negativo il bambino, che da questo giudizio tenderà a comportarsi di conseguenza. E nel tempo la possibilità che il bambino possa diventare veramente come l'insegnante lo aveva immaginato è fortemente possibile, anche se effettivamente il bambino non aveva questa predisposizione. L'effetto Pigmalione è la derivazione di un esperimento psicosociale che venne condotto per l'appunto dal ricercatore americano Rosenthal, da cui per l'appunto prese poi il nome di effetto Rosenthal. Questo esperimento sottopose un gruppo di alunni ad un test di intelligenza. I bambini vennero presi a caso dal ricercatore. Egli però comunicò agli insegnanti che la fascia di alunni che aveva scelto appartenessero ad un'elite molto intelligente. Chiaramente non era così, era solo per la ricerca e per sperimentare che cosa sarebbe successo. Dopo un anno, gli alunni che erano stati scelti da Rosenthal avevano migliorato nettamente il rendimento scolastico, divenendo per l'appunto i migliori della classe. Questo chiaramente conferma appieno le previsioni che erano state presunte. L'esempio fatto inerente l'ambito scolastico è perfettamente applicabile alla vita quotidiana. Se una persona crede fermamente in noi, noi saremo motivati, ma perché la nostra mente creerà appunto dei costrutti mentali che ci indurranno verso questa direzione. Contrariamente, il non credere nelle nostre capacità potrebbe portare ad un profondo stato di negatività, convincendoci con il tempo che siamo realmente incapaci, quando in verità non lo siamo. Quindi questo ci porta ad una conclusione. Il giudizio di valutazione distorto, basato unicamente sulla fissazione di un aspetto della personalità, può oscurare agli occhi di chi osserva tutte le caratteristiche positive di quella persona. Pertanto è sempre bene, con un adeguato raziocinio, non lasciarsi influenzare, ma credere sempre fermamente nelle proprie capacità, anche se contro alcune manipolazioni mentali non è sempre facile combattere, soprattutto nell'età puberale descritta.